Allora, oggi andiamo a vedere una tipologia di appartamento a basso costo, quindi molto semplici, in zone prettamente, diciamo, tunisine, al centro di Hammamet. Ci troviamo in un quartiere prettamente tunisino, infatti all'esterno vi posso assicurare che i colori e le tipologie delle case prettamente tunisine. Allora, intanto è un S2, ecco, già sulla nostra sinistra troviamo la cucina. Adesso sto cercando di accendere la luce. Quindi su questa parte abbiamo la dispensa, piano cottura, lavello, lavatrice e frigorifero. È un piano terra, quindi S2, piano terra. Allora, sulla destra invece troviamo il bagno con una finestrella che dà su un pozzo luce, quindi in questo caso è una doccia. Una camera da letto. Da quest'altra parte una piccola cameretta con un solo letto singolo e un piccolo armadio. Da notare sempre i termosifoni, che sono sempre automatizzati da centralina, e in questo caso qui le serrandine sono con la manovella. Sì, sì. Ma c'ho i clienti che mi sostengono, mi mettono le parole in bocca. Benvenuto. Abbiamo l'impianto elettrico normale. Ovviamente ci sta la carta perché l'appartamento è stato pitturato da poco e questi sono gli ultimi resti che devono essere tolti. L'appartamento è piccolino, ma è un S2, una cucina abbastanza abitabile, ha una sola aria condizionata, quindi un solo splitter. La cosa che posso dire che è buona è la doccia. Ovviamente, come avete potuto notare, c'è la tendina e non c'è il box. Per quanto riguarda il piano terra, noi abbiamo anche a disposizione, cioè noi, l'appartamento ha anche a disposizione questa veranda che adesso vi inquadro, che non è mica male. Per quanto riguarda il piano terra, interessante anche questa soluzione del parking interno e della veranda. In questo caso il proprietario ha detto che per evitare che, dato che l'accesso è esterno, può fare una porta interna che ti farebbe arrivare direttamente dentro la veranda. Non male, una buona soluzione, ecco. Allora, adesso andiamo invece al primo piano, perché già il piano terra l'abbiamo visto, adesso c'è anche il primo piano che può essere anche affittato. E adesso andiamo a vedere questo primo piano. Entriamo. Sì, riconosco questo mobile, il tavolo. Sì, decisamente. Anche questo è un S2 che si trova al primo piano. Qua ci sono più pendole. Assomiglia molto al taglio dell'appartamento di sotto, quindi sono abbastanza simili. Quest'altra camera da letto, anche qui ci sta un solo condizionatore per tutta la casa. Termosifoni autonomi, con centralina, i sale e scende delle tapperelle sono manuali.
Adesso andiamo a vedere anche un'altra stanza. Abbiamo anche l'albero di Natale che va sempre di moda in qualsiasi momento dell'anno. Allora, invece qui abbiamo quest'altro bagno, sempre con un piatto doccia, però con tendina in no box. In questo caso abbiamo una lavatrice che è messa lì dentro, in questa piccola nicchia. Io lo faccio subito. Vabbè, qua è semplicissimo entrare e fare la propria doccia. Questi bagni che abbiamo visto sono ovviamente senza bidet, rigorosamente senza bidet. E qui ci sta. Scusami, io vorrei dire una cosa però. Dire che una persona guarda la soluzione al piano terra, quindi quello che abbiamo visto più lo spazio esterno, il proprietario chiede 850 dinari mese. Poi invece per quanto riguarda il primo piano 750 dinari mese. Ma una domanda me la sorta spontanea subito dopo che avevo finito il video, che era quella, ho detto ma quello del primo piano dove stende? Poi mi è stato spiegato che sopra ha un accesso per il terrazzo, che ovviamente non ho filmato perché me l'hanno chiesto dopo. La soluzione si trova a un secondo piano di una casa indipendente in pieno centro di Hammamet. È un S2, adesso andiamola a inquadrare. Salendo troviamo subito sulla destra un balconcino e poi questo piccolo salottino con la TV. Proseguendo troviamo una camera da letto stile moderno, questo ve lo posso assicurare. La casa è luminosa, con piccolo armadio. E questa stufinetta qua mi fa immaginare che impianto di riscaldamento non ci sta. In fin dei conti mi sono guardato in giro e non ci sta. Da quest'altra parte ci sta un'altra cameretta con due lettini. Niente armadio, ma solo questi pensili quassù. E questa è una piccola cucina, molto piccola. Infatti il piano cottura è rappresentato da due piccoli fornelli. Ovviamente, non sto qui a nasconderlo, queste case sono per persone che devono stare lo stretto necessario e che non hanno tante pretese. Come potete vedere anche qui ci sta il bagno. Ah, ma qui la doccia non c'è, ecco, quella è la doccia. Che appunto la nostra cliente mi ha fatto notare che la doccia è, come si dice, incorporata al bagno. No, pazienza, apri l'unica. No, era carino anche il terrazzino. Ora, ovviamente penso che si sia notata la delusione un po' della mia cliente, ma non mi nascondo anche la delusione mia, che per l'ennesima volta guardo delle foto presso delle agenzie, poi vado di presenza col cliente e la casa è tutt'altro. Per questo io sempre dico, ragazzi, non innamoratevi delle foto, semplice, non innamoratevi dei siti, cioè prendete così tutta la leggera, guardate, vi fate un'opinione in mente, ma poi le case vanno viste qui di presenza, perché come io ci resto malissimo, come ci resto malissimo anche i miei clienti che vengono qua e guardano le foto presso all'interno delle agenzie che ovviamente fanno il loro lavoro e propongono, ma poi la realtà è tutt'altra, case che non sono luminose risultano luminose. Alle volte anche la mobilia che viene fotografata alla fine non è quella, perché poi il padrone di casa dopo la fotografia cambia tutto. Quindi stiamo attenti. In questo caso la richiesta del proprietario è di 700 dinari mese. Una nota positiva è sicuramente che siamo in pieno centro. Pieno centro proprio a due passi, anche meno, dalla rotonda Giulia.